Buongiorno, mi chiamo Roberto Davoglio, sono il presidente del municipio 4 Media Val Bisagno, uno dei 9 municipi della città di Genova. Qua alle mie spalle potete vedere la vallata che rappresento, la Val Bisagno appunto, che prende il nome dal torrente che la attraversa. 55.000 abitanti, un'estensione importante che collega l'entroterra con il centro cittadino. Una valle che negli anni ha subito molto un'urbanizzazione incontrollata e la presenza di numerose servitù. Anche se un municipio ha pochissimo potere rispetto alle grandi decisioni, noi ci proponiamo di fare alcune cose per questa vallata. In particolare vorremmo individuare forme di pianificazione territoriale che si inseriscano in quel quadro valoriale di livello planetario che è l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Perché queste parole non siano soltanto teorie, abbiamo bisogno che la nostra comunità individui nell'obiettivo 11 dell'Agenda il contesto nel quale inserire interventi politico-amministrativi e gestionali che portino al miglioramento della qualità della vita dei cittadini del territorio. Al termine del nostro mandato vorremmo aver realizzato un quadro di indicatori locali di sostenibilità utili per i cittadini, per i futuri amministratori e per le imprese che vogliono operare in questo municipio. Abbiamo previsto delle tappe in questo progetto. La prima, già in itinere, è quella di realizzare un'analisi SWOT del territorio costruendola dal basso, insieme alla cittadinanza, ma anche attraverso la raccolta di dati qualitativi e quantitativi oggettivi ricavabili da enti statistici e università. La seconda è quella di dotarci di norme che portino tutti gli stakeholder a ragionare in base all'Agenda 2030. Abbiamo già fatto i primi passi, un programma di mandato, una delega assessorile, linee guida per la banditura municipale, tutti tarati sugli obiettivi. Stiamo collaborando con altre realtà cittadine che credono nell'agenda, abbiamo già partecipato al Festival dello Sviluppo Sostenibile. In questo territorio la comunità locale è ricca di iniziative, lavoriamo per consolidare la rete di cittadinanza attiva e per diffondere la cultura della partecipazione ai valori dell'Agenda 2030. Abbiamo già avviato forme di co-design per giungere ad una reale coprogettazione di azione per trasformazione migliorative, per la diffusione di idee innovative e sostenibili. Ci proponiamo, a termine del nostro mandato, di aver avviato azioni positive sulla comunità e sull'ambiente, di aver raccolto e valutato molte proposte di ulteriori soluzioni da replicare e da concretizzare entro il 2030.